Benvenuti nel laboratorio di telecomunicazione dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Io sono Giuseppe Ruggeri, sono ricercatore di questa università e sono il responsabile tecnico di questo laboratorio. Insieme con il responsabile scientifico, la professoressa Molinaro, e tutti i ragazzi ci lavorano. Qui tutte le sedie che ci sono qui, le vedete, normalmente in epoca non Covid sono occupate. Siamo circa 15 persone tra docenti di ruolo di varie fasce, assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti e anche studenti che agli ultimi anni della loro esperienza universitaria frequentano questo laboratorio se scelgono di specializzarsi in telecomunicazione. Siamo tanti e veniamo da diversi paesi. In questo momento qui abbiamo due dottorandi Marie Curie, due dottorande, in realtà sono delle ragazze, vengono dalla Russia. Un'altra ragazza russa si è appena fatto l'esame finale per conseguimento del titolo di dottorato. Altri due ragazzi sarebbero dovuti venire, un ragazzo dal Nord Africa e un'altra ragazza invece dal Pakistan, sempre per un programma di scambio Marie Curie. Purtroppo in questo momento, con l'emergenza Covid in corso, abbiamo deciso di posporre la cosa. E poi ci sono tanti ragazzi calabresi che sono cresciuti dentro questa università e sono formati, adesso si affacciano nel mondo della ricerca e dello sviluppo. Da questo laboratorio sono anche uscite diverse persone che attualmente stanno in centri di ricerca, per esempio all'estero, aziende. C'è un mio ex studente che in questo momento è professore all'Università di Paris-Saclay in Francia e altri ragazzi che sono distinti nel mondo della professione, nel mondo del lavoro e che sicuramente si sono fatti valere. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto qui dentro e di quello che continuiamo a fare. Un riconoscimento che peraltro ci è anche attribuito dall'ANVUR, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione Universitaria della Ricerca, che nella scorsa tornata ha stabilito che il gruppo di telecomunicazioni dell'Università Mediterranea è il secondo per qualità della ricerca fra i gruppi di telecomunicazioni delle università italiane e il primo se restringiamo il campo alle piccole università. Quindi capite che da qui il lavoro delle persone, il sacrificio, la dedizione alla ricerca che queste persone che lavorano qui normalmente hanno ha dato dei frutti ed è riconosciuta in sede internazionale. È riconosciuta a livello di valutazione di ricerca ma anche di impatto sul territorio. Qui abbiamo alcuni poster che abbiamo fatto per descrivere un po' i progetti che abbiamo svolto in passato e che stiamo svolgendo ancora adesso. Se guardate dietro la porta esistono tutta una serie di targhe. Quando si porta avanti un progetto finanziario dell'Unione Europea bisogna dare pubblicità e quindi bisogna affiggere sulla porta del laboratorio una targa. Qui fuori ne vedete un certo numero che quindi testimonia il fatto che siamo attrattivi nel senso di finanziamenti alla ricerca. Quindi la qualità della ricerca è premiata anche in senso di finanziamenti che ci arrivano. Di cosa ci occupiamo qui dentro? Ci occupiamo di telecomunicazioni, telecomunicazione che va sostanzialmente sia dalla trasmissione di segnali, trasmissione di informazione, quindi quando i ragazzi ci incontrano, la prima cosa che i ragazzi scoprono dalle telecomunicazioni è definire quello che è l'informazione. Tutti parliamo di informazione, pochi sanno che l'informazione può essere definita matematicamente, può essere misurata come una qualunque grandezza. Noi ingegneri delle telecomunicazioni, ma più in generale gli ingegneri dell'informazione, ci occupiamo di trasmettere, se restringiamo il campo delle comunicazioni, ma anche immagazzinare, elaborare questa informazione. Più in generale ci occupiamo di reti cablate, di reti wireless. Stiamo contribuendo, anzi abbiamo contribuito a quello che è stato lo sviluppo della quinta generazione di cellulari. Dico abbiamo contribuito perché da un punto di vista della ricerca il lavoro in gran parte è stato già fatto. Adesso le varie compagnie telefoniche faranno il deployment delle tecnologie di quinta generazione. Ancora non hanno cominciato, ma lo cominceranno a fare. Noi nel mondo della ricerca cominciamo a guardare al mondo della sesta generazione. E quindi ci occupiamo di vari aspetti che probabilmente diventeranno parte di quelle che sono le reti di sesta generazione. Dico probabilmente perché in realtà ci si sta lavorando adesso, ancora non abbiamo deciso, quando dico non abbiamo deciso è il mondo della ricerca, non ha deciso come saranno esattamente le reti di sesta generazione, però alcune tendenze sono già ben chiare. Le reti 5G erano nate per andare a connettere gli oggetti e definire quella che è la cosiddetta Internet delle cose. Una serie di dispositivi come questi, quasi tascabili, dove c'è una piccola intelligenza che sono in grado di misurare delle grandezze intorno a noi e andare a compiere delle azioni in nostro conto. Per esempio, lì potete vedere che c'è un dispositivo che serve a regolare automaticamente l'inclinazione degli oscuranti delle finestre in base alla redizione che passa dalle finestre stesse. Quindi mettiamoci nel caso di estate,
il caldo, la luce provoca calore, se riusciamo a regolare in maniera automatica l'inclinazione degli oscuranti, possiamo risparmiare energia per il condizionamento. Quindi questo è un esempio di quello che è Internet delle cose, ma grosso modo oggigiorno possiamo sperimentare Internet delle cose nella realtà quotidiana. Gli elettrodomestici ultima generazione sono dispositivi capaci di dialogare con noi su internet, le macchine sono capaci di dialogare tra noi e fra di loro su internet e sostanzialmente anche io dialogo con internet, perché questo orologio per esempio è in grado di leggere i miei parametri vitali e pubblicarli su internet, qualora io lo voglio ovviamente. Questa realtà è resa possibile dalla rete di quinta generazione. Per le reti di sesta generazione vogliamo qualcosa in più. Vogliamo che non soltanto gli oggetti siano in grado di monitorare quello che succede intorno a noi e compiere delle azioni automatiche, dei riflessi, ma vogliamo che intorno a noi ci sia vera e propria intelligenza artificiale. Detta così sembra un po' preoccupante come affermazione, però già oggi abbiamo un esempio quando ci rivolgiamo all'assistente vocale di Google e gli chiediamo per esempio di fissare un appuntamento per noi, di prenotare in pizzeria, o a Siri, il competitor di Google, un'altra intelligenza artificiale con cui quotidianamente interagiamo a nostra insaputa. Quindi pensate nell'esempio della casa se l'oggetto che governa gli oscuranti delle nostre finestre riuscisse a prendere le nostre abitudini e regolasse la luce che arriva sulle nostre scrivanie in base alle nostre preferenze, perché l'ha imparato da noi. Queste saranno le reti di telecomunicazione di sesta generazione. Quindi non soltanto più veloci, ma anche più inclini a costruire intorno a noi una realtà che in qualche modo, tra virgolette, ci coccola. Questo è grosso modo la ricerca. Cosa vede questo mondo della ricerca, come si riflette sui nostri percorsi formativi e cosa vedono i ragazzi? È chiaro che prima di arrivare alla sesta generazione i ragazzi dovranno compiere un percorso, gli studenti dovranno compiere un percorso che partirà dal secondo anno della laurea triennale e andrà via via approfondendosi fino al conseguimento del titolo triennale con possibilmente le esperienze di tirocinio in laboratorio o alla laurea magistrale, chi dovesse scegliere di studiare informatica e sistemi per le telecomunicazioni e ancora chi volesse proprio andare avanti può fare un dottorato di ricerca in ingegneria in informazione con noi. Man mano che si prosegue nel corso di studi, se si scelgono i corsi di studi che hanno come telecomunicazioni, come disciplina catalizzante o comunque di rilievo, il tempo che gli studenti passeranno in questo laboratorio crescerà sempre di più. Per darvi un esempio di quello che vede uno studente che, diciamo, del primo anno della magistrale, ho preparato qua per voi un esempio di quella che potrebbe essere una lezione. Cosa sono questi oggetti? In realtà questi oggetti stanno in casa nostra e probabilmente sono quelli che in questo momento vi consentono di seguire e di vedere questo video. Questo oggetto è un router smontato, quindi sono i componenti di un router disassemblato, e che se voi voleste potreste aprire il router di casa vostra e trovereste dei componenti tutto simili a questo. I nostri ragazzi al primo anno della laurea magistrale, in corrispondenza all'esame che fanno con me, che è in multimedia internet, si occupano, imparano come andare a progettare un sistema semplice partendo da componenti in commercio, come assemblarlo, nel senso come scegliere i componenti migliori in base alle specifiche fornite da chi vuole realizzare l'oggetto, quindi andare a selezionare i componenti per realizzare questo router, assemblarlo, installare un sistema operativo e di conseguenza alla fine configurare questo router per svolgere il suo lavoro. Di cosa si tratta? Vi spiego più in dettaglio cosa sono queste cose. Ah, qui esiste, questa è un'altra versione, sempre un router, una scheda madre diversa, ma i componenti sono gli stessi. Prendiamo per esempio questa che ho smontato. In realtà voi dovete pensare a un computer come un computer generico, quindi questo computer avrà un processore che è la parte intelligente, quello capace di svolgere dei conti e di eseguire le istruzioni, in questo caso è questo oggetto qui. Avrà una memoria RAM per memorizzare le informazioni che va processando. Avrà anche una memoria a lungo termine. Per questa tipologia di router, le memorie a lungo termine, l'equivalente del hard disk del computer, sono queste memorie. Queste memorie un tempo erano usate per le macchine fotografiche, ma all'uopo possono essere utilizzate anche per hard disk di capacità limitata. Poi, essendo un router, ha bisogno dell'interfaccia. Questa, per esempio, è l'interfaccia Ethernet. Questo è un router wireless, per cui monta delle schede wireless. Questa è una scheda montata. Questa è una scheda analoga ancora da montare.
Le schede wireless hanno delle caratteristiche, possono essere scelte in base alle loro caratteristiche, ma non, che non è soltanto la velocità in trasmissione, ma anche la potenza riescono a trasmettere, la sensibilità, cioè quanto riescono, quanto sono sensibili a un segnale, per quanto basso. Quindi sostanzialmente queste due caratteristiche si traducono nella distanza a cui questo router può comunicare. Quindi, scelta la scheda wireless in base alle loro caratteristiche, e i ragazzi imparano come fare questa scelta, quindi imparano quale caratteristiche andare a guardare, come andare a dire, a definire la scheda più adatta in base all'applicazione che ci sono da fare. Si possono poi montare altre periferiche, per esempio si può montare una scheda per una comunicazione UM3G, 4G, 5G, anche in 3G è ancora interessante. Quindi una tecnologia cellulare, o si possono montare interfacce verso altre tipologie di reti. Alla fine, scelto le interfacce e definito il progetto di massima, si va a fare l'assemblaggio. Non è ancora finito, perché finito l'assemblaggio, il router è semplicemente un ammasso di componenti elettroniche, però non ha nessuna, non può essere governato. Per governare ci vogliono, perché il router prenda vita, è necessario fornirgli le istruzioni di base. Istruzioni di base che normalmente sono rappresentate da un sistema operativo. Esistono dei sistemi operativi sia commerciali sia open source, quindi gratuiti, scaricabili dalla rete per router di questo tipo, e quindi bisogna in qualche modo scrivere questi sistemi operativi sopra il disco. Normalmente per questo genere di memoria esiste un programmatore, esiste questo dispositivo che è analogo al lettore di floppy disk, soltanto che anziché mettere dentro un supporto floppy si mette uno supporto di questo tipo. Fatto questo, abbiamo un router funzionante con un sistema operativo e non configurato. L'ultimo passo che impareranno a fare gli studenti sarà la configurazione del sistema operativo. Ovviamente, detto così, le operazioni sembrano semplici, esistono tante varianti, esistono tanti criteri di scelta, esistono tante difficoltà da affrontare. Durante il corso normalmente i ragazzi passano 24 ore in laboratorio, quindi 3 crediti, per imparare a fare tutte queste operazioni. L'attività che si svolge in questo laboratorio ha anche ricadute sul territorio. Vi parlavo poc'anzi che riusciamo a trattare diversi finanziamenti. I finanziamenti normalmente sono finanziamenti pagati dalla Comunità Europea, ma incentrati sul territorio. Sono aziende del territorio che in qualche modo vogliono migliorarsi, vogliono fare innovazione tecnologica e avviano insieme a noi e con altre aziende dei programmi di sperimentazione. Ad esempio, alcuni di questi grafici riportano, di questi poster, ci parlano di un'esperienza che abbiamo avuto con il porto di Gioia Tauro, dove le società che gestiscono quel porto avevano avuto l'idea di portare la larga banda sul piazzale. Gli operai, il personale del porto che lavora sul piazzale riceve continuamente delle direttive da parte di alcuni coordinatori, si trovano nei centri, negli uffici del porto, e attualmente queste direttive sono inviate tramite una tecnologia robusta, professionale, quale Tetra, però a banda limitata. Si vuole mandare informazione aggiuntiva, l'idea era quella di dare alla persona anche accesso a delle forme di realtà virtuali in cui, oltre ad avere ordine, ha una mappa dettagliata col posto dove andarlo a eseguire, una visualizzazione di quello che vuole fare, e l'idea è stata portare dei router come questi con delle caratteristiche particolari, montarli sul piazzale del porto e dare una copertura wifi a tutto il personale che lì lavorava. Abbiamo realizzato dei router con delle funzionalità particolari, in particolare delle funzionalità mesh. Abbiamo costruito dei prototipi basati su componenti come questi e li abbiamo messi in opera su una parte del piazzale, e là sono rimasti per alcuni mesi. Alla fine del progetto, chi gestiva il porto, le aziende che gestiscono il porto, hanno accumulato un'esperienza e ha permesso loro di decidere come far evolvere le tecnologie di comunicazione che loro adottavano. Il nostro lavoro, come quello di tutti i ricercatori, consiste nel produrre conoscenza e divulgarla. In questi momenti è quanto mai importante come missione, e sebbene non possiamo essere in presenza qui, come vedete siamo circondati da scrivanie vuote e computer spenti, continuiamo la nostra attività perché l'abbiamo resa virtuale. Abbiamo realizzato un piccolo cloud di laboratorio dove abbiamo trasferito i software che sono normalmente i nostri computer e che ci permette di lavorare come se fossimo qui, pur rimanendo nelle nostre case.